Allora, grazie che siete venuti anche oggi. Alcuni di voi sono, ieri non ci sono stati. Voglio dire, il mio sempre mi dà fastidio a me stesso. volevo solo dirvi che non sappiamo ancora come continuare adesso. Dipende anche da voi, dovete darmi un riscontro, dirmi che cosa pensate voi. Volete fare altre conferenze ancora prima dell'autunno o vogliamo fare in autunno una cita, forse quella che abbiamo già avuto programmato per tanto tempo. Insomma, noi del salotto aspettiamo solo le vostre opinioni e dopo cerchiamo di fare il nostro meglio per programmare quello che volete voi. Io sono sempre disponibile, spero almeno che rimango così, e dopo vediamo. Per il momento proprio non posso promettere niente, specialmente quando c'è un caldo così non si può fare quasi niente. Auguro così a tutti voi solo, state in forma, non fate come io ho fatto, sono stato molto pigro. Adesso, quando devo fare un paio di chilometri, dopo faccio e mi affatico abbastanza. Leandro, sei avvertito, per la prossima gita fai dei piccoli passi per me, per favore, altrimenti non riesco a stare dietro di te con il tuo slancio di tigre. Leandro, oggi si farà una conferenza molto interessante sul tracollo degli imperi a causa della Prima Guerra Mondiale, un tema abbastanza triste. Lui lo disponerà, come sempre, brillantemente. Questo per me è tutto. Il microfono a te, caro. Buonasera. Allora, come diceva Sissi, l'argomento di questa sera è un argomento particolare, non si può dire un argomento più importante, meno importante, perché gli argomenti sono tutti ugualmente importanti. Diciamo un argomento che dobbiamo affrontare in un modo un po' diverso, un po' particolare. Dedicare a un fenomeno come la Prima Guerra Mondiale un incontro è impossibile, perché le problematiche che hanno portato a questo evento, lo svolgersi di questo evento, le conseguenze, sono veramente di una tale portata che è difficilissima, anzi impossibile trattarla in un unico incontro e non rischiare di essere assolutamente, non dico imprecisi, ma comunque incompleti. È quello che io ho deciso di non dedicare questo incontro alla Prima Guerra Mondiale, ma dedicarlo a un aspetto che in parte è una causa, in parte è un effetto, in parte è connaturato con l'evento stesso, cioè il tracollo degli imperi. Ora, dobbiamo innanzitutto dire una cosa importante, che noi nel nostro modo di vedere la storia purtroppo abbiamo ereditato un sistema illuministico di vedere la storia, quindi noi facciamo una serie di caselle, perché questa cosa ci aiuta a ricordare, ci aiuta ad avere ben chiara una visione di cronologia. In realtà questo fatto di fare una serie di incasellamenti e di schede, se da una parte ci aiuta, dall'altro però ci fuorvia enormemente, perché spesso ci dà una visione solamente parziale degli argomenti. Diciamo che noi dobbiamo dire che la prima metà del XX secolo, cioè la prima metà del Novecento, è un momento difficilissimo sotto tanti aspetti, e questo suo essere un momento difficile è legato alla peculiarità stessa del Novecento, cioè questo grande balzo in avanti
che viene fatto e il cui, la cui dimensione più importante è quella di cui abbiamo parlato ieri sera, parlando del futurismo, cioè la velocità. In che senso? Nel senso che gli eventi della storia umana, nei primi millenni della storia dell'uomo, si sono succeduti più o meno secondo una certa ritmicità, una certa scansione. E questo dava tempo alla società umana e agli uomini stessi di adeguarsi a quello che è la variazione storica. Nel Novecento non è stato così. A partire dal Novecento questa nuova dimensione della velocità fa andare la storia, la società, la comunità, il pensiero a una tale velocità che il mondo non riesce a stare dietro. E questo non riuscire a star dietro porta alla fine, alla crisi, di tutta una serie di grandezze, una serie di valori, una serie di identità su cui si era costruita la storia umana e che per migliaia di anni avevano, diciamo, accompagnato il cammino dell'uomo su questa terra. Nel Novecento non è così. Questo porta, nella prima metà appunto del secolo, una serie di tensioni, una serie, diciamo, di problemi in parte tuttora irrisolti, problemi che prima o non esistevano o esistevano in una forma talmente banale, se vogliamo, che non avevano mai costituito un problema veramente importante. Tutti invece questi problemi, nel momento in cui questi fili vengono tirati contemporaneamente tutti e molto velocemente, arrivano tutti al pettine. E a partire dai primi del Novecento comincia una fase di una difficoltà anche nell'interrelazionarsi tra le società, tra gli stati, tra i popoli, enorme, che ha in realtà due momenti di acume, diciamo, che noi oggi chiamiamo guerre mondiali, cioè la prima e la seconda guerra mondiale. In realtà sarebbe più esatto dire che non esistono due guerre mondiali, perché la seconda guerra mondiale è stata causata dai problemi irrisolti nella prima, d'accordo? Cioè i vent'anni che separano la prima e la seconda guerra mondiale sono semplicemente un momento di non belligeranza. Quindi non c'è una prima guerra mondiale che scoppia, che si risolve, poi ci sono vent'anni di pace, c'è la seconda guerra mondiale che scoppia e si risolve. Non è così. Era stato così per tutta la storia umana. Le guerre puniche, scoppiano le guerre puniche, durano. Quello che durano, a un certo punto, sono finite le guerre puniche e quel problema è finito. Le guerre sannitiche uguali, le crociate uguali. In questo caso, invece, sono problemi irrisolti. E questi problemi irrisolti portano a due momenti di, diciamo, acume, che sono quelli che noi chiamiamo guerre mondiali. Quindi è sbagliato parlare di una prima e di una seconda guerra mondiale, anche perché se da un certo punto di vista questi due eventi sono eventi, diciamo, che come detto sono effetto di stessi problemi, problemi che, come ripeto, prima non esistevano. Per esempio, vediamo uno di questi problemi, il razzismo. Non c'era prima il razzismo. Nell'antica Roma non c'era un problema tra i neri e i bianchi, non c'era un problema etnico, non esisteva. Così come non esisteva nel Medioevo. Nel Medioevo c'era in Spagna metà della Spagna che era araba, non necessariamente musulmana, perché c'erano comunità arabe che erano cristiane, eppure non c'era un problema razziale legato alla componente araba, d'accordo? Oppure, altro problema, le tensioni religiose tra mondo cristiano e mondo islamico. Cioè noi, qui in Italia, i musulmani, dalla parte di là del mar Mediterraneo, ce l'abbiamo avuti da millenni. Eppure il problema delle immigrazioni, delle tensioni con i musulmani, è un problema di oggi. Quindi ci sono una serie di problemi irrisolti. Questi problemi irrisolti arrivano tutti quanti a manifestarsi appunto nei primi anni del 1900. E vi dicevo, se da un certo punto di vista queste due guerre hanno in comune delle problematiche non risolte, dall'altro sono molto diverse tra di loro. Perché? Perché la cosiddetta prima guerra mondiale, anche se noi la chiamiamo prima guerra mondiale,
è di fatto un conflitto propriamente e tipicamente europeo. Certamente in questo conflitto europeo abbiamo la compartecipazione di paesi che europei non sono, come gli Stati Uniti, il cui apporto è stato rilevante per la fine della Germania. Ma ad esempio il Giappone, l'Australia, paesi dell'Asia centrale, sono un po' un riflesso di quello che si sta svolgendo in Europa, perché la cosiddetta Prima Guerra Mondiale è un conflitto che interessa soprattutto l'Europa. Completamente diversa la Seconda Guerra Mondiale, è un conflitto che cerca di risolvere problematiche rimaste irrisolte nella Prima Guerra Mondiale, ma che ha veramente una componente mondiale, cioè che rivolge a tutto quanto il mondo, anche se in modo molto diverso. Quindi sono due eventi che da un aspetto sono molto simili o concatenati, dall'altro invece sono molto molto diversi. Ma soprattutto è l'umanità che è cambiata tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Perché nella Prima Guerra Mondiale veramente c'è da dire che eravamo in un contesto assolutamente medievale, cioè la mentalità delle persone era una mentalità medievale che viveva ancora secondo presupposti medievali, cosa che invece nella Seconda Guerra Mondiale in parte non c'è più. Ora, che cosa intendo nel dire questo? È legato molto all'argomento di oggi, cioè quello che dobbiamo parlare, ovvero il tracollo degli imperi. Perché è così importante questo tema del trionfo, del tracollo degli imperi? Ora dobbiamo fare un attimino, per noi è molto difficile, perché siamo persone del terzo millennio, che abbiamo problematiche molto diverse e certe cose stentiamo a capirle. Ora, agli inizi del 1900 esisteva ancora una concezione politica che era una concezione politica che era rimasta invariata negli ultimi, potremmo dire, 3.000 anni. Cioè, che cosa vuol dire? Che la società umana, la comunità umana, sia essa una città o sia essa uno Stato, era una comunità che si teneva dietro un concetto ideologico. È chiaro? Cioè, a tener uniti i popoli erano certe ideologie. Noi oggi, curiosamente, perché dico che per noi è difficile capire questo concetto? Perché oggi le nostre stesse ideologie non ci sono più. Almeno fino a 10 anni fa c'erano la sinistra e la destra. Oggi non c'è più neanche quello. Quindi noi siamo molto lontani da questo concetto. Loro avevano ancora questo concetto di ideologie. E le ideologie erano legate a un concetto del potere. Cioè, in che senso? Ancora si diceva, i popoli vengono tenuti insieme da che cosa? Da un potere. E questo potere era un potere reale che era dovuto a una sorta di benedizione divina. Questa cosa che esiste dall'epoca dei Sumeri, il famoso poema sumero Enumelish, diceva Enumelish, è il nome di questo poema che vuol dire proprio quando è sceso dall'alto, nel senso quando il potere è sceso dall'alto, è nato la storia, è nato un popolo. E ancora così si riteneva nei primi del Novecento. Si riteneva che in realtà i popoli erano tenuti insieme dai re. Re che erano re per un potere supremo che gli era derivato da Dio, che per lui. La repubblica era un concetto estraneo alla testa. Lo dimostrava la Francia. Francia che addirittura ha fatto una rivoluzione con cui ha fatto venire la Repubblica. Ma quanto è durata questa rivoluzione? O meglio, quanto è durata la Repubblica francese? Niente. Perché poi è arrivato Napoleone e è arrivato il Secondo Impero. Cioè, il concetto di Repubblica era assolutamente assente nella testa delle persone, ancora ai primi del Novecento. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere tutte le nazioni del mondo, nei primi del Novecento, erano praticamente tutte monarchie. Cioè oggi, se noi andiamo a vedere, sono pochissime le monarchie nel mondo. Cioè, vi rendete conto? In 100 anni l'umanità ha fatto piazza pulita di tutte le monarchie che governavano il pianeta. Cioè, nei primi del Novecento ancora la Repubblica era un concetto, diciamo, teorico.
che era ritenuto valido per delle realtà trascurabili. San Marino, per dire. È chiaro? Cioè, una cosa così. Perché si riteneva che per tenere uniti i popoli fossero necessari dei poteri. E per questo c'erano tutta una serie di giustificazioni religiose, di giustificazioni profetiche, di ideali sacri su questo concetto del potere che tiene uniti i popoli. E si riteneva che nella scala dei pensieri, dei valori, eccetera, il potere per eccellenza dovesse essere considerato, come per antica memoria, il potere di Roma. Il mondo romano, la Romanitas, era quello che aveva istituito il potere. Tant'è vero che la parola potere in latino è imperium, e quindi ecco lì che la gestione del potere era una gestione assegnata appunto a questo concetto della romanità. E questa romanità nel corso dei secoli del Medioevo era stata gestita da un potere romano religioso, cioè il papato, e un potere romano laico, cioè l'impero. E per quanto ci possa sembrare strano, nonostante ci fossero ai primi del Novecento le locomotive, le macchine, la luce elettrica, gli aeroplani, già così, la mentalità era ancora quella. Il potere era ancora un concetto legato a presupposti connessi con la romanità. È chiaro? E allora che succede? Che questa romanità non significava solamente che c'è uno che comanda che è romano. No, è un'idea mentale. Cioè, qual è il presupposto per il quale io, lui, lei, lui, lei, che di fatto siamo tutte persone uguali alle altre, per quale ragione loro dovrebbero accettare che sono io a comandare? Perché io sono insignito di un potere che mi fa dare ordini a lui, a lei, Oggi ne diremo come ti permetti, cioè con che titolo lo fai. Questo concetto non veniva chiesto nell'antichità, in passato, ancora nel 1900, perché c'era questo presupposto della romanità, che era qualcosa di mistico, qualcosa di religioso, ma nel contempo anche di appunto politico, se vogliamo. Capirete meglio questo problema man mano che vado avanti. E allora che succede? Che se noi parliamo, se noi vediamo il mondo dei primi appunto del Novecento, ancora c'è questo legame appunto di questo presupposto della romanità. E quindi il potere da chi è gestito? Dall'impero, dagli imperi. Ognuno di questi imperi si legittimava a vicenda e ognuno di questi imperi, diciamo, si appellava a questa sua romanità che gli derivava dall'epoca in cui, secondo la leggenda, Costantino aveva in realtà ereditato il potere in grazia di Dio e in parte lo aveva trasmesso al papato e così via. Fatto sta che noi, prima del Novecento, ci trovavamo un'Europa che ufficialmente, tutto sommato, era un continente organizzato un po' come oggi, cioè voi vedete questa carta e dice, beh, tutto sommato, qual è la differenza? Che non c'è la Polonia, non c'è la Polonia, la Polonia un pezzo è della Russia, un pezzo è della Germania, non c'è l'Ungheria che appartiene in realtà all'Austria, ma in realtà come c'erano gli stati all'epoca, ci sono gli stati oggi. Voi dite, quindi tante differenze non c'è, e invece c'è. Perché? Perché molti di questi stati che voi vedete qui hanno una particolarità, sono imperi. E cosa vuol dire che sono imperi? Sono stati che hanno un presupposto di divinità, di sacralità. E questa sacralità ce l'hanno in nome della romanità. In che senso? Ma l'Austria si appella all'idea della romanità asburgica, perché l'Austria ha ereditato la titolatura che era stata del Sacro Romano Impero medievale, quello che era passato poi agli Asburgo nel XV secolo e che senza soluzione di continuità era andata a finire fino all'imperatore austriaco. Quindi l'imperatore austriaco era romano e quindi era legittimo.
Tuttavia, un pezzo della Romanità, del Sacro Romano Impero, se l'era preso la Prussia, cioè la Germania, che stava qui sopra, il quale aveva detto: io ho preso un pezzo del Sacro Romano Impero, io ho ereditato quella parte della Romanitas che era legata a quel particolare gruppo di principi elettori di Germania. E quindi, ecco lì che la Prussia vantava anche lei di avere un pezzo di Romanità. Guarda caso, sia l'imperatore tedesco prussiano che l'imperatore asburgico erano Kaiser, cioè Cesare. Uno era Cesare degli austriaci, l'altro era Cesare dei tedeschi, ma erano Kaiser, cioè Cesare. Poi c'erano i russi che avevano detto: fui, chi siete voi? In realtà voi siete gli eredi, tra virgolette, di Carlo Magno. E Carlo Magno, lo sappiamo tutti, è un impero che è stato recuperato nel Medioevo. Ma noi russi no. Noi russi siamo gli eredi dell'impero bizantino, che non ha soluzione di continuità da Costantino in poi. E Anna Paleologo, quando ha sposato Ivan il Terribile, ha trasmesso la regalità dei Cesari romani ai russi. Tant'è che l'imperatore di Russia è Zar, cioè Cesare pure lui. E l'aquila russa è l'aquila con le due teste, che era l'aquila dell'impero bizantino. Quindi i russi dicevano: noi siamo i romani, Mosca è la terza Roma, noi abbiamo diritto di governare i popoli in virtù di questa eredità che ci deriva in realtà dal legame col mondo bizantino. Ma a queste c'erano aggiunti anche un quarto impero, questo che vedete qui sotto, che è l'impero ottomano. L'impero ottomano noi pensiamo che sia una cosa completamente diversa, solo perché è un impero islamico, musulmano. In realtà non è così. L'impero ottomano, quando si stabilisce lì, lo fa proprio per stabilire una continuità con l'impero bizantino. Pensate che in turco l'imperatore, o meglio la parte di Costantinopoli, era chiamata Romaini, cioè i romani. E addirittura tuttora la bandiera della Turchia è rossa, in riferimento a quello che era lo stemma bizantino, e alla mezzaluna, che era un simbolo bizantino. Quindi i turchi si sentono continuatori dell'impero ottomano. Con l'unica differenza, dice, prima a governare l'impero bizantino c'era stata la stirpe dei Comneno, poi la stirpe dei Macedoni, poi la stirpe dei Paleologi, adesso c'è la stirpe degli ottomani. Il fatto che prima erano cristiani e ora sono musulmani vuol dire poco. Insomma, ognuno di questi quattro imperi fondava il suo potere su questo concetto della romanità. E questo gli dava diritto di vivere, gli dava diritto di esistere e di governare su popoli molto diversi. Perché la caratteristica dell'impero era questo. In virtù di una sorta di insignitura, investitura divina, gli imperi potevano governare su popoli diversi tra loro. Era come dire che quando Dio aveva creato i vari popoli, i francesi, gli italiani, i tedeschi, li aveva distinti per lingua. La lingua era l'elemento con cui Dio aveva diviso tutto. E a capo di ogni popolo ha messo una stirpe. Poi, solo ad alcuni, nella fattispecie a Roma, aveva dato il diritto di governare su popoli diversi. E quindi l'essere un impero conferiva questo diritto di governare su popoli tra di loro completamente diversi, con accettazione, se vogliamo. È chiaro? Quindi li rendeva legittimi, legittimava questo potere a governare, appunto, su popoli completamente diversi. E quello che era particolare erano, perché io voglio... ho deciso di fare questo incontro perché noi quando studiamo la prima guerra mondiale noi a scuola ci vengono insegnate
tutte le vicende, le battaglie, i movimenti, eccetera. Ma c'è un aspetto che invece viene assolutamente trascurato negli studi generali e che invece è fondamentale per capire tutto quello che sta succedendo in questo momento, e cioè la corrispondenza privata tra questi personaggi, cioè tra i sovrani. Perché l'imperatore tedesco, il Kaiser Guglielmo II, che noi ci immaginiamo Guglielmo chiodato, no? In testa così, e diciamo, no, non è questo, è questo qua, eccolo, il Kaiser Guglielmo II, era in realtà cugino ma di primo grado, con il re inglese. E mentre ci sono sul fronte soldati che muoiono a migliaia, questi si scrivono dei telegrammi dove si chiamano lo zar di Russia, che è Nicola, viene chiamato Niki, e Niki, che sta schierando decine di migliaia di persone contro Willy, che è questo, che è il cugino, mentre ci sono i soldati che si ammazzano sul fronte, lui gli dice: come hai passato il Natale? Spero che stai bene. Cioè, sul campo fanno morire migliaia di persone, ma tra di loro si chiamano Giorgi, Niki e Willy, perché erano tre cugini, il re d'Inghilterra, il re di Germania e lo zar di Russia. Perché in realtà il livello dell'impero è un livello tale che è come dire che il movimento delle masse, dei popoli, è una cosa che non viene considerata da queste persone. È come se stanno facendo una grande partita a scacchi dove muovono decine di migliaia di persone, che muoiono a decine di migliaia. E loro intanto si raccontano come hanno passato il Natale o dove hanno passato il mese di luglio. E così è. Così. Sono contento che sei tornato dalla crociera che hai fatto sul Mar Baltico, si scrivono. Mentre intanto sulla carta stanno muovendo e si stanno facendo la guerra. Quindi che vuol dire? C'è una prospettiva mentale completamente diversa, è chiaro? Ma chi sono questi imperatori nei primi del Novecento? Uno è ovviamente Francesco Giuseppe d'Austria, una sacra maestà, imperatore del Sacro Romano Impero, che però in questo momento è chiamato Impero d'Austria, e riunisce in sé due grandi stirpi, perché l'Austria ha ereditato un fardello considerevole, perché occupa una parte dei Balcani, e l'area dei Balcani era appartenuta all'impero occidentale e all'impero orientale. E la corona d'Austria intelligentemente aveva voluto mantenere distinte queste due realtà. Per cui sapete che l'imperatore asburgico, dopo essere stato incoronato imperatore d'Austria, veniva incoronato separatamente re d'Ungheria. Tanto che lo stemma asburgico, eccolo qui, qual era? Da una parte c'è l'Austria, con sopra la corona del Sacro Romano Impero, dall'altra invece c'è la corona d'Ungheria, la corona di Santo Stefano, perché i due regni erano distinti. L'Austria, che aveva ereditato questa cosa dal Medioevo, si era resa conto dell'importanza di tenere separati i due popoli, d'accordo? Le due realtà, perché anche linguisticamente erano diverse l'Ungheria dall'Austria. Curiosamente, all'Austria erano considerati imparentati gli italiani, perché l'Italia e l'Austria erano stati un pezzo del Sacro Romano Impero, che era stato di Carlo Magno. L'Ungheria no, non c'entrava niente. E quindi va tenuta distinta, perché l'Ungheria era stato un pezzo dell'impero bizantino. E quindi, eccolo qui, distinto. Ora, Francesco Giuseppe in quel momento era molto anziano, aveva più di 80 anni, e tra l'altro stava sul trono da 66 anni. Era il più longevo tra i diversi monarchi che c'erano stati, e aveva passato tutta la fase risorgimentale. In qualche modo potremmo dire che l'Austria era più abituata a gestire i cambiamenti, perché l'Austria aveva ereditato un impero che gli derivava dal Medioevo, e quindi era un impero che era organizzato in un certo modo. Però attenzione, l'Austria era anche, tra tutti gli imperi, quello che era, dal punto di vista un po' tecnologico,
forse un po' più arretrato. Per l'Austria era ancora un paese fortemente agricolo, tra l'altro. E quindi era però il più vetusto, il più nobile in questo senso. Poi c'era invece l'impero tedesco, l'impero prussiano, che era il più recente. Era un impero che era nato qualche decennio prima, con Guglielmo I. Questo, come diceva, era Guglielmo II. E l'impero prussiano era un impero che si era distinto da quello asburgico ed era nato, potremmo dire, su un famoso dissidio che durava ormai da secoli, cioè sulla natura di Carlo Magno. Chi diceva che Carlo Magno era francese, chi diceva che Carlo Magno era tedesco, eccetera. Gli Hohenzollern, cioè la famiglia appunto dell'impero prussiano, fondata su questa germanicità di Carlo Magno, ha fondato questo impero germanico, che tra l'altro aveva ereditato quelle che erano le eredità degli stati teutonici dell'area del Baltico. Quindi era un impero, potremmo dire, recentissimo, ma era un impero che stava facendo passi da gigante. Un impero che aveva raggiunto un livello di, oggi diremo, tecnologia enorme. Perché? Perché nel momento che nasce l'impero prussiano, nel bacino della Ruhr viene scoperta il più grande giacimento carbonifero del mondo conosciuto all'epoca. E quindi, in un momento in cui il mondo sta andando avanti con la tecnologia, questa cosa gli dà un impulso enorme. Pensate che la Germania dell'impero prussiano in quel momento è un paese che nella storia umana risulta in quel periodo avere ogni anno per un ciclo di almeno 15 anni il suo PIL più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Cioè, vi rendete conto? Pensate se oggi noi in Italia ogni anno ci avessimo il PIL doppio, incredibile, saremmo un paese con un prodotto interno enorme e con una ricchezza pro capite gigantesca. Quindi va avanti veramente come un treno l'impero prussiano, a livello di tecnologia, di ricchezza, di popolamento, di demografia, ha un incremento demografico enorme. E quindi è un impero in ascesa, velocissimo, tra l'altro. Poi c'è l'impero russo. L'impero russo è un problema, perché è enorme, è gigantesco e va dal Nord America, perché ricordate che all'epoca l'Alaska era russa, quindi va dal Nord America a tutta la parte alta della Siberia, quindi tutta la parte settentrionale dell'Asia, fino ad arrivare al Mar Baltico. Però attenzione, c'è una differenza enorme tra il livello economico della parte europea e tutto il livello economico di tutto il resto dell'Asia. Pensate, quando di qui a poco questi signori cominceranno a fare i calcoli dell'entrata in guerra, e Willy, cioè Guglielmo II di Prussia, si mette a vedere quanto tempo gli serve a lui per mobilitare tutto il suo esercito, alla Germania per mettere in mobilitazione il suo esercito serviranno 2 giorni. Alla Russia per mobilitare il suo esercito serviranno quasi 3 mesi. Perché la Germania è in grado in un pomeriggio di mobilitare 11.000 treni che servono a mandare la totalità delle forze militari tedesche sul confine francese. La Russia, prima che fa l'arruolamento, dalla Siberia non esistono neanche le strade per arrivare a Mosca. E quindi portare questi milioni di soldati, di cui la Russia comunque avrebbe bisogno, attraverso tutto il territorio russo, ma molti muoiono per strada prima ancora di arrivare. Quindi è un impero enorme la Russia, ma ha problematiche di mobilitazione enorme. Addirittura, pensate, esistono intere zone della Siberia che non hanno neanche ancora la percezione di appartenere all'impero russo in questo momento. E quindi che tipo di efficacia può avere?
Poi c'è l'impero ottomano. L'impero ottomano è quello che è ridotto peggio, perché è un impero che al suo interno ha delle problematiche che nessun altro di questi altri imperi ha. Perché tutti gli imperi che vi ho detto fino adesso sono accomunati almeno da una cosa che li tiene insieme, cioè una identità religiosa. Quelli russi sono tutti quanti ortodossi, anzi lo zar addirittura è il capo della chiesa ortodossa. L'impero asburgico sono tutti quanti cristiani, a maggioranza peraltro cattolica. L'impero prussiano è cristiano, a maggioranza peraltro protestante. Quindi sono dei cementi, ma l'impero ottomano no. L'impero ottomano ha tutta l'area balcanica che è o cristiana cattolica, o cristiana ortodossa, oppure addirittura musulmana, perché la Bosnia è musulmana. E nel territorio asiatico ha un intero settore che è musulmano sunnita, un altro pezzo che è musulmano sciita. Quindi l'impero ottomano è quello che è messo peggio come unità mentale. Tant'è che ormai, dalla metà già del 1800, l'impero ottomano sta perdendo pezzi continuamente. Tant'è che sapete, politicamente chiamato il malato del Bosforo, intendendo quello Stato che si sta disgregando e non riesce a tenere insieme i suoi pezzi. Curiosamente, i pezzi che maggiormente non riesce a tenere insieme sono proprio quelli musulmani, perché gli arabi, gli iraniani, sono continuamente in rivolta, per cui l'Iran ormai nominalmente appartiene all'impero musulmano, all'impero ottomano, ma in realtà il zar Qajar hanno fatto la guerra e si sono staccati. Tutti i paesi arabi del sud hanno in realtà, della penisola araba, sono in rivolta, e di lì a poco, allorquando arriveranno gli inglesi che gli prometteranno l'autonomia, tutti gli arabi parteggiano per l'Inghilterra. Il Nord Africa addirittura si è andato per conto suo, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, sono diventati stati autonomi. Quindi l'impero ottomano ha perso pezzi continuamente. Quindi sono messi veramente male questi del mondo ottomano, però ancora hanno il cemento degli imperi. È chiaro? Questa è la situazione di questi grandi stati che sono in Europa. Stati che hanno una grande importanza, una grande sovranità, ma che sono veramente ridotti a pezzi, se vogliamo. E intanto che cosa succede in Europa? Ci sono dei movimenti che stanno sconvolgendo l'Europa. Innanzitutto, quali sono questi movimenti? L'imperialismo. Perché è vero, ci sono questi imperi, che vi ho appena detto, d'accordo? Che sono imperi millenari, cioè durano da migliaia di anni, e quindi hanno quei presupposti che vi ho detto prima, la Romanitas, tengono insieme i popoli in questo modo. Però attenzione, a latere di questi imperi ci sono altri paesi che imperi non sono. Non sono imperi millenari, ma hanno costruito degli imperi in Asia, in Africa. Pensate l'Inghilterra, pensate il Belgio, la Francia. Hanno creato delle colonie. E sono degli imperi, d'accordo? Ora, noi che siamo figli, adesso dico una cosa che può farvi trasalire in modo un po' provocatorio, noi che siamo figli del mondo che è venuto fuori dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo stati educati a vedere con un certo biasimo, io direi anche con una certa anche disprezzo, alcune figure di questo periodo. Per esempio, nell'ambito della Prima Guerra Mondiale, per noi il Kaiser, sia esso Francesco Giuseppe, ma anche Guglielmo II, sono i sovrani cattivi. D'accordo? Ma in realtà, se noi leggiamo i giornali o la corrispondenza o gli scritti storici dell'epoca, le figure cattive non sono, anche nella letteratura, per dire, americana, che non c'entra niente con quello che sta succedendo in Europa, non sono
gli imperatori degli imperi centrali, ma sono moralmente, ad esempio, i francesi e gli inglesi che stanno facendo l'imperialismo in Africa e in Asia. Cioè, il tipo di governo che la Germania sta avendo, per esempio, nell'Europa centrale, è diverso da quello che l'Inghilterra sta avendo in India, o sta avendo nel sud-est asiatico, oppure di quello che gli imperialisti stanno facendo in Africa. Quindi, la Francia e l'Inghilterra, nella letteratura dell'epoca, sono i veri cattivi del mondo. Perché mentre questi imperi dell'Europa centrale sono imperi che esistono da migliaia di anni, quindi hanno una giustificazione storica, l'imperialismo che sta sconvolgendo l'Africa e l'Asia è un imperialismo di gente che va lì per rubare tutte le risorse di quei luoghi. È chiaro? Per cui, per esempio, la politica, scusate, l'opinione pubblica tedesca, quando si trattò di entrare in guerra contro la Francia, era per liberare il mondo da questo grande ladro che erano i francesi nell'Africa centrale. È chiaro? Cioè, è in questo modo che voi dovete vedere nella prospettiva dell'epoca. D'accordo? Quindi gli imperialismi sono così. Oltretutto c'è da dire che, mentre l'impero asburgico era, come vi ripeto, abituato da migliaia di anni a vivere in Europa centrale, era lui che aveva in parte costruito l'Europa, questi stati, tipo la Francia, l'Inghilterra, che stanno creando questi imperi, stanno usando le risorse di questi stati. E che cosa succede? Che l'Inghilterra ha l'industria che procede come un treno, perché ha tutte le materie prime che gli derivano dalle colonie. Stessa cosa la Francia, ma l'Austria non ha colonie in giro nel mondo. È un impero che sta nel mezzo dell'Europa. Quindi la sua economia è costruita su quei presupposti su cui era costruita 500 anni prima. Quindi questi imperi centrali che vi ho detto fino adesso faticano economicamente a star dietro a questi nuovi imperi. Sapete che la Germania a un certo punto creerà delle colonie in Africa proprio nel tentativo di averci, diciamo, delle risorse da contrapporre alla Francia e all'Inghilterra. È chiaro? Quindi l'imperialismo sta squilibrando quelle regole, quegli equilibri politici che nell'Europa si sono creati praticamente nel corso degli ultimi 2000 anni. È chiaro? E quindi succede che alcune tensioni che in Europa si cerca di tenere buone, perché l'Europa è un continente popolato, eccetera, sono invece tensioni che nelle colonie, a un certo punto, sono completamente diverse. Cioè, vi faccio un esempio stupido. Vi rendete conto che il Giappone, a un certo punto, entrerà nella Prima Guerra Mondiale, perché nel momento in cui la Germania è aggredita dalla Russia, o meglio, c'è la minaccia, viene che della Russia, ecco lì che il Giappone dice: ah, adesso i tedeschi sono a che fare lì, ma sapete che faccio io? Vado ad occupare Kiao Chau, che era una città tedesca sulla costa della Cina. Poiché era un porto prospero, i giapponesi si attaccano perché dice tanto. E così il Giappone entra in guerra. Quindi, spesso, quello che succede nel resto del mondo è l'effetto di queste tensioni qui. Crisi economica. C'era una crisi economica enorme. Perché? Perché, attenzione, l'industria fa dei passi avanti enormi. Ma l'industrializzazione non può essere un fattore positivo se non è accompagnato da un altro fattore che ha certamente degli effetti a volte devastanti, ma che è necessario con l'industrializzazione, che è il capitalismo. Cioè, se l'industria produce tanto, dopo un po', se abbiamo qui a Senigallia un'industria che produce televisori, lei si compra il televisore, lui, l'industria ne fa tanti, quindi i televisori costano poco e ce li compriamo tutti. Ma dopo che tutti gli abitanti del Senigallia si sono comprati i televisori, quell'industria che fa? Quindi è necessario che ci sia un'economia capitalistica che fa sì che quella produttività sia sempre in attivo. E quindi che i nostri televisori non durino magari 20 anni, altrimenti ecco lì che quell'industria è costretta a chiudere. E quindi serve in realtà un'economia capitalistica che va di seguito. Ecco quindi che questa economia non si è evoluta ancora ai primi del Novecento, e quindi c'è una crisi economica enorme.
Oltretutto, ci sono tante situazioni per cui c'è un minor tasso di mortalità, che è certamente un fattore positivo, ma se c'è tanta gente c'è il problema della disoccupazione. E quindi tanta gente bisogna sfamarla, bisogna farla lavorare. E quindi, nonostante la produzione sia cospicua, c'è una crisi economica enorme. Gli stati imperialisti hanno creato le loro colonie apposta per questo, per far fronte a questa crisi. Ma l'Austria, che non ha colonie, come fa? E quindi questo è un grande problema, quello della crisi economica. Poi ci sono i nazionalismi. Nazionalismi legati al discorso che stavamo vedendo ieri, con chi di voi c'era, per il futurismo. Cioè, comincia ad esserci una coscienza etnica, di popolo. Questa coscienza etnica che è dovuta all'evoluzione anche della storiografia, all'idea del darwinismo, ad esempio. Ecco lì allora che noi ci sentiamo, noi siamo italiani. Sulla base di quale presupposto siamo italiani? Sulla base del fatto che parliamo tutti quanti l'italiano. Ma attenzione, anche se parliamo tutti quanti l'italiano, esistono dei presupposti storici per dire che chi parla italiano è italiano ed è legato all'Italia? In realtà in Svizzera ci sono intere comunità che parlano italiano, ma storicamente sono svizzere. E quindi loro sono svizzeri, non sono italiani, pur parlando italiano. Ma, per esempio, l'aspetto linguistico diventa un presupposto di unione per molte popolazioni. E quindi che succede? Che nascono delle individualità etniche, stati che magari non c'erano neanche stati prima, o che erano stati piccoli, periferici, anche poco importanti nel panorama, per quanto può essere poco importante uno Stato, in realtà tutti i popoli sono importanti, certamente, ma io parlo di peso storico, i quali a un certo punto, sulla base di una loro identità etnica, costruiscono una super identità. Vi faccio un esempio, che non vuole essere provocatorio, vuole essere solamente un esempio. La Serbia. La Serbia era stato un popolo, il popolo serbo, che era un'enclave slava nel territorio dei Balcani. La Serbia era esistita come Stato solamente nel XV secolo, quando in seno all'impero bizantino si era staccato un territorio serbo per il sostegno dell'Ungheria. A un certo punto che succede? Che questa enclave serba aveva una particolarità, che era ortodossa, mentre l'Ungheria era cattolica e intorno c'erano i musulmani. Ora, a un certo punto, quindi, coloro che parlano slavo sono anche coloro che parlano, che sono in realtà ortodossi. Questa identità tale ha fatto crescere il loro senso d'appartenenza, che fa benissimo. Solo che a un certo punto che succede? Nello smembramento dell'impero ottomano era rinata la Serbia. Solo che la Serbia che cosa si era accorta? Che anche al di fuori di quello che era il limite geografico, di quello che era stata la Serbia in origine, c'era tanta gente che parlava slavo e che era ortodossa. Allora che succede? Nei primi del Novecento, quando l'impero ottomano si smembra, come ripeto, quello che dico adesso vuole essere solamente un senso per farvi capire, la Serbia non si accontenta di dire e vai, non c'è più l'impero ottomano, io rinasco come Stato. No, la Serbia vuol fare una grande Serbia, cioè riunire in sé tutti quei paesi che erano stati slavi. Ma in realtà c'erano territori che non avevano mai appartenuti alla Serbia, ma che attualmente erano abitati però da popoli slavi. Vi faccio un esempio di oggi per farvi vedere. Oggi c'è una grande conflittualità tra la Russia e l'Ucraina. D'accordo? E l'Occidente, noi, parteggiamo per l'Ucraina e diciamo perché l'Ucraina è uno Stato che è stato aggredito dalla Russia. Ma andiamo a vedere un attimo la storia, ad esempio. Quando è nata l'Unione Sovietica, la Crimea faceva parte dell'Ucraina, ma la Crimea non è mai stata Ucraina, la Crimea era impero ottomano.
Quando è finito l'impero ottomano, intanto c'era l'Unione Sovietica, siamo nel 1917, l'Unione Sovietica ha creato la Repubblica dell'Ucraina e un pezzo che aveva rubato all'impero ottomano, cioè la Crimea, l'ha attaccata all'Ucraina. Sono passati decenni, arriva l'epoca sovietica, Stalin prende migliaia di persone dalla Siberia, nella politica sovietica di mescolare i popoli, e dalla Siberia le trapianta anche in territorio ucraino, tra cui le trapianta anche nella zona di Donetsk, la parte nord del Mar Nero, e anche in Crimea. Finché tutto è durato l'Unione Sovietica, un conto. Rotta l'Unione Sovietica, ogni repubblica si è dichiarata autonoma e l'Ucraina si è ritrovata un pezzo che storicamente non era mai appartenuto a lei, cioè la Crimea è tutto un pezzo che c'è sopra. A quel punto però lì non c'era gente che parlava ucraino, c'erano i russi che Stalin aveva trapiantato lì e la Crimea non ha mai fatto parte politicamente dell'Ucraina. Però oggi c'è una guerra per rivendicare quei territori, perché gli ucraini li sentono loro, ma in realtà quelli non hanno mai fatto parte dell'Ucraina. È chiaro? Ed è la stessa cosa che era accaduta qui. La grande Serbia, la grande Italia, cioè tutti i modi di rivendicare dei territori che nazionalisticamente parlando si ritiene di averne diritto, ma che in realtà spesso storicamente non c'è un diritto. È chiaro? Cioè, vi faccio un esempio, solo per ricollegarmi, non voglio né prendere una parte né prendere l'altra, d'accordo? Allora, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Italia ha acquisito il Trentino, d'accordo? E il Trentino, storicamente, è sempre stato considerato Italia. L'Italia però si è ritrovata anche l'Alto Adige, ma l'Alto Adige storicamente non è mai stato Italia, cioè per dire, l'Italia, parlo di storia, avrebbe più diritto ad avere l'Istria, perché l'Istria è sempre stata Italia, piuttosto che il Trentino, piuttosto che l'Alto Adige, è chiaro? Cioè, mentre l'Alto Adige, geograficamente, linguisticamente, etnologicamente e storicamente, non è mai stato l'Italia, perché l'ultimo presidio italiano era Bressanone, d'accordo? Il Trento era l'ultima diocesi. Quindi noi teoricamente avremmo avuto più diritto, come realtà storica, di avere l'Istria che non di avere l'Alto Adige. Solo che poi le cose si fanno a tavolino, quindi ci siamo ritrovati una cosa e non l'altra. È chiaro? Cioè, teoricamente, l'Italia avrebbe più avuto diritto ad avere, ad esempio, Rodi che Lampedusa, per dire. È chiaro? Solo che Rodi sta laggiù, Lampedusa ce l'abbiamo sotto, alla fine le cose sono combinate in questo modo. Cioè, la geopolitica è complicata da considerare in questa forma. E i nazionalismi sono un elemento che invece si aggrappava a questi elementi. Poi c'è un altro elemento importante, l'armamento. Purtroppo, siamo in un periodo in cui vige ancora la logica del pensiero dell'antica Roma. Si vis pace parabellum. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. Ma questo è un paradosso, perché è chiaro, più io mi armo, più ho la tendenza a usarle quelle armi, è chiaro? Cioè, se c'è una persona che è grande, che è forte, tenderà a risolvere i suoi dissidi con la forza, perché è più forte degli altri. Quindi l'armamento non è un sistema di promuovere la pace. Oltretutto, più ci si arma, più il potere dei militari cresce. E più cresce il potere dei militari, più i governi tenderanno a risolvere le questioni con l'armamento che con la diplomazia. Quindi l'armamento è un problema serio in questo senso. Ma alcuni stati si stanno armando fino ai denti, ai primi del Novecento, perché c'è quel famoso problema della crisi economica. Le industrie gli vengono fatte fare tante armi, perché bisogna farle lavorare l'industria. È chiaro? E quindi l'armamento è un altro grande problema. Ultimo grande problema, le alleanze. Le alleanze sono un disastro in questo momento. Ma vengono considerate una valvola, uno sfogo, le alleanze. Un modo per risolvere gli altri problemi che ci sono sopra.
Però attenzione, alleanza non vuol dire io sono amico suo e quindi essendo amico suo lo aiuto se c'è un problema. Vuol dire, diciamo, avere delle giustificazioni per intervenire. E che questo cosa significa? Crea dei paradossi come quelli appunto della Prima Guerra Mondiale, che è iniziata con certe alleanze e con certi motivi, ma già un anno dopo essere scoppiata sono diverse le alleanze e sono diversi i motivi. Per cui se la guerra scoppia nel 1914, per certe ragioni, già nel 1915 ogni popolo che combatte, combatte per ragioni completamente diverse. La guerra scoppia per l'attentato di Sarajevo, la guerra scoppia perché l'Austria dichiara guerra alla Serbia e la Russia vuole intervenire in favore della Serbia, ma già l'anno dopo della Serbia e dell'Austria non gliene importa niente a nessuno. Già l'anno dopo l'Inghilterra combatte per avere il diritto di usufruire dei porti in Belgio. La Germania combatte per mantenere autonomo il regno di Polonia rispetto alla rivendicazione della Russia. L'Italia combatte per riprendersi Trento e Trieste. L'Austria combatte per mantenere il suo accesso sull'Adriatico. Cioè, un anno dopo, ogni popolo ha trovato una ragione diversa per combattere. Proprio perché i presupposti erano talmente complessi e articolati che tutto diventa difficilissimo da gestire. Ecco. Ora, nel tentativo di tenere, nei primi del Novecento, di arginare tutte quante queste problematiche, coloro che si allacciavano, che si rifacevano alla politica vecchia, alla mentalità degli imperi vecchia, cercano di tenersi stretti. Ecco quindi che allora che succede? Che l'Austria e la Germania, che di fatto erano congiunte, erano legate da un dissidio storico, cioè chi è il vero erede del Sacro Romano Impero? In realtà, se io dico io e lui dice io e lui dovremmo essere nemici, dovremmo scannarci tra di loro, tra di noi, a meno che non ci rendiamo conto che noi siamo gli ultimi a pensarla in un certo modo. E allora, essendo gli ultimi sopravvissuti, piuttosto che scannarci tra di noi e favorire tutti quanti voi, decidiamo di entrare d'accordo io e lui. Ed è quello che fa nel 1882 la Germania e l'Austria. Qui vedete Francesco Giuseppe d'Austria a sinistra e Guglielmo II di Prussia a destra che si stringono la mano. Due Kaiser, due imperatori del Sacro Romano Impero, che in nome della germanicità dell'impero stringono questo accordo. Ora, in questo accordo il personaggio che era sicuramente più forte economicamente, militarmente e politicamente era la Germania, la Prussia, che era lo Stato in quel momento sicuramente uno degli Stati più forti del mondo. Aveva un esercito straordinario, anche perché era un esercito che era nato con l'intento di essere veramente il baluardo del Nord Europa contro l'avanzata dei russi. D'accordo? E quindi questo accordo tra i due imperi viene visto come tener salda l'identità dell'Europa, il Sacro Romano Impero all'interno dell'Europa. Così. E vedete, infatti, eccolo qui. Viene costituita questa unione, no? 1882. Ora, che cosa succede? A un certo punto, in questo famoso trattato del 1882, viene costituita, questo trattato fatto a Berlino, viene costituita quella che è chiamata una alleanza tra la Germania e l'Austria. In questa alleanza c'entra anche l'Italia e diventa triplice alleanza. L'ingresso dell'Italia nella triplice alleanza è considerato veramente un enigma storico. Perché? Cioè, voi vi rendete conto che siamo nel 1882. L'Italia, fino a 5 anni prima, cioè fino al 1878, aveva ancora lo stato di guerra
con l'Austria. E ancora l'Italia rivendicava dei territori dall'Austria, Trento e Trieste, ad esempio. Ma come? Io sto in stato di guerra con l'Austria, che secondo me occupa dei territori che sono miei, e stabilisco un'alleanza con l'Austria? Come è possibile questa cosa? La realtà da che cosa è legata? Che, attenzione, la triplice alleanza ha una particolarità, è fatta da uno Stato che rivendica di essere l'erede del Sacro Romano Impero, l'Austria. Uno Stato che rivendica essere l'erede del Sacro Romano Impero tedesco, cioè la Germania, e uno Stato che l'impero romano l'ha inventato lui, cioè l'Italia. Quindi, in nome di questa romanità iniziale, ecco lì che la Germania, l'Italia e l'Austria costituiscono la triplice alleanza. Attenzione, all'Italia serve, soprattutto all'Italia serve l'appoggio della Germania, perché l'Italia spera che con l'aiuto della Germania si può far dare dall'Austria Trento e Trieste, in amicizia, se vogliamo. E quindi l'Italia entra in questa alleanza. D'accordo? E nasce, vedete, questa unione che vedete qua, che guarda caso all'epoca viene chiamata infatti anche Alleanza Romana, proprio perché era l'unione di questi tre stati legati tutti e tre alla romanità. D'accordo? Curioso questo fatto che quando scoppierà la prima guerra mondiale, prima che l'Italia entra in guerra, sapete che questi anni, negli anni che sono praticamente l'ultimo decennio dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, gli stati maggiori di tutti i paesi d'Europa, oltre ad armarsi, sono tutti stati maggiori che faranno tutti quanti piani di guerra, no? Costruiranno tutti i piani militari, come fossero progetti di invasione, eccetera. E quando nei primi del, nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale e l'Austria dovrà mobilitare il suo esercito per andare a combattere in Serbia, l'Austria mobiliterà l'esercito con un mese di ritardo. Cioè l'attentato di Sarajevo, cioè il 28 giugno, mentre l'Austria entra in guerra, fa l'ultimatum alla Serbia, dopo un mese, lo fa il 25 di luglio, per diverse ragioni, una delle quali è quella che nello Stato Maggiore austriaco non ci sono piani militari per attaccare la Serbia, perché tutto lo Stato Maggiore negli ultimi 20 anni è stato occupato a fare piani militari per combattere l'Italia. Cioè, gli austriaci sono 20 anni che si preparano a fare la guerra con l'Italia, che però è formalmente sua alleata nella triplice alleanza dal 1882. Solo che l'inimicizia con l'Italia era un'inimicizia storica legata alla rivendicazione dell'Italia, mentre l'Austria non è pronta per fare la guerra alla Serbia. Addirittura le linee ferroviarie che dovrebbero portare i soldati austriaci verso sud non ci stanno, mentre è pieno di linee che portano i soldati in Italia. Quindi sono problemi enormi da dover affrontare. Eppure viene fatta questa alleanza, che infatti fece balzare sulla sedia i politici di tutta Europa, questa unione. Perché mentre l'unione con la Germania era plausibile, poi diciamocelo chiaramente, agli inizi del Novecento tutti volevano essere alleati con la Germania, proprio perché era uno Stato molto forte. Ma la partecipazione dell'Italia rimane così e spiegherà molte cose che succederanno in seguito, tra l'altro. Fatto sta che questa triplice alleanza viene celebrata enormemente e non è un caso che le si contrapporrà la cosiddetta triplice intesa. È diversa la parola alleanza dalla parola intesa, è chiaro? Fatto sta che questo patto Italia, Germania e Austria è considerato il patto romano, un patto che difende la tradizione dell'Europa. Ovunque all'epoca, vedete, l'alleanza tripla e la pace, questo è un volantino italiano dell'epoca, cioè è il mantenimento di questi poteri, che sono poteri secolari veramente, che manterrà la pace in Europa, se vogliamo.
Curioso che contemporaneamente la Triplice Alleanza è indicata nelle vignette dell'epoca come le tre anziane sorelle, eccole qui, vedete? Questo sarebbe il Kaiser d'Austria, questo Guglielmo di Prussia e questo sarebbe invece Umberto I d'Italia. Quindi le tre sorelle, vedete che avanzano, mentre intanto gli altri paesi le guardano. E di contro a loro si creeranno delle intese che erano solo commerciali, cioè l'intesa tra Inghilterra e Francia, per esempio, non era un'alleanza, era un'intesa commerciale. Così come anche la compartecipazione della Russia. La Russia che politicamente era un impero ed era quanto di più diverso potesse esistere, per esempio, con la Francia. Però la Russia ha interesse di stabilire un rapporto con la Francia perché in mezzo tra di loro c'è la Germania. Quindi la Russia si allea con la Francia solo per poter avere in mezzo la Germania, quindi poterne in qualche modo contrastare. Ed ecco infatti che di qua noi abbiamo queste tre figure, vedete che rappresenta appunto la Francia, la Marianne, poi qui invece è rappresentata la Russia nel mezzo, mentre di qua Albione, cioè l'Inghilterra. Questi tre paesi che contrastavano appunto la Triplice Alleanza, questa famosa intesa che viene appunto rappresentata qua. E questa, diciamo, questi equilibri erano equilibri che si muovevano appunto come fosse un gioco da tavolo, no? Questa foto di gruppo che vedete qua, questa è una foto di gruppo, guardate, tutti insieme, nel mezzo è rappresentata la regina Vittoria d'Inghilterra, eccola qua, questa è la regina Vittoria, vedete, con intorno tutta quanta la sua famiglia. Questa è tutta la famiglia della regina Vittoria. E quello che noi guardiamo in questa foto di gruppo è che troviamo, tra queste persone troviamo qua, qua e qua, questi tre personaggi, uno, due, tre, che sono Willy, Giorgi e Nicky. Questo è il futuro Guglielmo II di Germania. Questo è Giorgio VI d'Inghilterra. Mentre questo che vedete qui è lo zar Nicola II di Russia. Che erano tre cugini. Tre figli delle figlie o figli della regina Vittoria. D'accordo? E hanno passato l'infanzia insieme. Infatti, mentre c'è la prima guerra mondiale, questi si scrivono tra di loro in inglese, perché tutti e tre parlano inglese. Vedete? E qui in questa foto di gruppo sono tutti insieme. Non solo, ma se noi li vediamo bene, sono identici. Cioè, questo che vedete qui è, eccolo, questo è lo zar, cioè questo è lo zar, e questo che invece vedete è il re d'Inghilterra, Giorgio. Sono cugini primi, quindi diviso sono uguali, vedete? Eppure a un certo punto saranno loro che organizzeranno molte delle parti della guerra, ma non fosse altro questi due durante la prima guerra mondiale hanno fatto parte tutte e due della triplice intesa. Ma se noi vediamo questi altri due, qui questa è una foto che è paradossale, perché sono lo zar Nicola II, quindi l'imperatore di Russia, e Guglielmo II di Germania, quindi il Kaiser di Germania. Ma quello che è incredibile è che qui sono talmente amici tra di loro che si sono scambiati le uniformi. Cioè, questo è lo zar Nicola II, quello per intenderci che poi verrà ucciso dai bolscevichi, che indossa l'uniforme tedesca. E questo è Guglielmo II di Germania che indossa l'uniforme russa. E intanto in Europa c'è la guerra. Vedete? Cioè, è come se il mondo si muove su prospettive completamente diverse. È chiaro? E ci fa capire come in realtà loro veramente si ritenevano parte di una società diversa, di un mondo diverso, che si occupa di equilibri, che è legato al mantenimento della storia, che non capisce quello che è il problema del popolo e delle masse. E guarda caso, questi imperi verranno travolti proprio dalle masse. Lo zar verrà appunto travolto dalle masse. E l'impero russo si sfacellerà
completamente, ma lo stesso accadrà agli altri imperi. Ecco, questo che vedete qui è l'imperialismo, guardate, purtroppo i colori qui sono molto falsati, ma la Germania, che è il grande paese tecnologico qua sopra qui, in realtà solo gestisce come colonie questi due paesi dell'Africa, questo e quest'altro. Mentre l'Inghilterra controlla il Nord America, l'America centrale, parte dell'Africa, l'India e tutta l'Oceania. La Francia, qui, addirittura controlla diciamo, il Nord America, parte del Nord America, tutto questo settore dell'Africa e parte dell'Indocina. Quindi gli equilibri, cioè io non devo vedere solamente se giochiamo, è come se giochiamo a poker, io e lui, d'accordo? Io in tasca ho 1.000 euro, lui in tasca ha 10 euro, a poker, capirai, non c'è storia. Sì, solo io ho quei 1.000 euro e basta. Lui ha 10 euro in tasca, però poi in banca c'ha 500.000 euro. Cioè, è chiaro che è un equilibrio che non ha senso, no? Cioè, non devo valutare quali sono le forze in Europa, ma tutto il giro economico che questi paesi hanno intorno. La Germania è molto forte, ma a un certo punto ciò che porterà la Germania a perdere la Prima Guerra Mondiale è che non gli arrivano rifornimenti. Mentre la Francia ha tutta l'Africa che la foraggia. È chiaro? Quindi è vero che i tedeschi occupano un pezzo della Francia, ma è vero anche che intanto in tutta l'Africa sostiene economicamente la Francia. E quindi diciamo che gli equilibri vanno un po' a farsi benedire nel corso della guerra. Poi c'è il problema etnico, appunto, che per esempio l'Austria, questa è una parte, una carta etnica dell'Austria. Guardate dentro il territorio austriaco quante diverse etnie ci sono. Cioè, in questo caso, i paesi di lingua tedesca sono questi. Vedete? Così. Questi sono quelli, in realtà, di lingua magiara, ungherese. Poi ci sono delle parti, addirittura, che sono musulmani. Quindi è normale che nel momento in cui entrano in campo queste forze, le differenze etniche che ci sono all'interno hanno un loro peso. Parlando al discorso dell'Italia, gli italiani che venivano, che erano originari della Venezia Giulia, militavano nell'esercito austriaco. È chiaro? Anche se erano di lingua italiana. E quindi verranno visti dall'Austria, a un certo punto, come traditori. Lasciate perdere che poi per gli irredentisti italiani sono degli eroi, ma è all'interno dell'esercito nazionale una parte che si schiera con l'altro settore, con l'altro nemico. Cioè, per noi Cesare Battisti è un eroe, ma non dobbiamo biasimare se dalla parte austriaca Cesare Battisti è considerato un traditore, perché Cesare Battisti era un ufficiale dell'esercito austriaco. È chiaro? Quindi sono considerazioni che bisogna fare di quando poi comincia lo sfaldamento, perché finché un esercito vince siamo tutti con lui. Quando l'esercito comincia ad avere problemi, ognuno va a casa sua. È chiaro? Questo è un problema con cui gli imperi dovranno tenere conto. A un certo punto cosa succede? Nel 1908, visto che l'impero ottomano stava perdendo pezzi, un pezzo dell'impero ottomano, che era un pezzo con bei problemi, cioè la Bosnia-Erzegovina, è uno dei primi pezzi che va via. Perché? Perché la Bosnia-Erzegovina aveva all'interno tre etnie, slavi, tedeschi e turchi. Gli slavi erano cristiani ortodossi, i tedeschi erano in parte cristiani cattolici, in parte cristiani protestanti. I musulmani, anzi i turchi, erano in parte
musulmani sunniti, ma c'erano anche dei turchi che in realtà erano cristiani. Quindi le etnie erano tre, ma i gruppi etnici di fatto erano cinque. Oltretutto siamo nella zona dei Balcani, dove c'erano anche diverse, potremmo dire, enclavi, minoranze. C'era anche una componente italiana, perché c'era Ragusa, cioè Dubrovnik, che era una componente italiana. Quindi era un problema serio. Ecco che la Società delle Nazioni, quando ha fatto il trattato a Berlino, ha detto: appena la Bosnia si separa, la Bosnia la prendono gli austriaci. E di fatto, infatti, è avvenuto così, che nel 1908 l'Austria, con il consenso di tutta la Società delle Nazioni, occupa la Bosnia. Ora, di essere occupata dagli austriaci, i più contenti, sembra incredibile, i più contenti sono i musulmani. Perché l'enclave musulmana di Bosnia era tutelata come minoranza religiosa all'interno dell'impero asburgico. Chi non è assolutamente invece d'accordo sono i serbi, la componente serba della Bosnia, perché loro sono ortodossi e sono, diciamo, di lingua serba, sono slavi. Ecco, quindi, quando nel 1908 la Bosnia passa all'impero asburgico, subito comincia ad esserci da parte serba un continuo finanziare movimenti irredentisti e rivoluzionari all'interno della Bosnia. Per cui, per almeno 5 anni, gli austriaci non hanno dovuto fare altro che attuare una politica di controllo e repressione per questi terroristi serbi che rendevano la Bosnia una polveriera. Tanto che ovunque in Europa, ma non solo in Austria, ma anche in Germania, persino in Italia, si comincia a parlare di quanto la Serbia sia uno stato canaglia. Anche perché la Serbia ha una particolarità: sono ortodossi e sono l'unico paese ortodosso libero. Perché anche la Grecia è ortodossa, anche l'Albania è ortodossa, ma fanno ancora tutti parte dell'impero ottomano. Invece la Serbia è ortodossa libera e sta, potremmo dire, in mezzo ai Balcani. E ha un amico grosso, che è ortodosso slavo, pure lui, la Russia. La Russia ha sempre voluto mettere i piedi in Europa, dall'epoca di Pietro il Grande. E la Serbia è giusto giusto l'alleato che alla Russia gli serve. Quindi tutta Europa vede nella Serbia chi fa gli interessi della Russia in Europa. A un certo punto, il 28 giugno del 1914, in occasione della visita a Sarajevo, che è la capitale della Bosnia, Francesco Ferdinando d'Austria, c'è l'attentato. Attenzione, Francesco Ferdinando era la prima volta che stava andando a Sarajevo. Era già da 5 anni che la Bosnia faceva parte dell'impero asburgico, ma in realtà è la prima volta che lui va lì. Perché? Perché Francesco Ferdinando era l'erede al trono. Si sapeva che Francesco Giuseppe, che aveva 84 anni, stava lì. E infatti un anno e mezzo dopo morirà Francesco Giuseppe. Quindi il successivo imperatore sarebbe stato Francesco Ferdinando. E Francesco Ferdinando, che era un personaggio molto molto ostile agli italiani, aveva un piano molto interessante sulla Bosnia. Voleva creare nell'impero asburgico un impero triplice. Cioè, da lui aveva idea, come l'imperatore d'Austria doveva essere stato incoronato imperatore d'Austria, era incoronato re d'Ungheria, da questo momento sarei diventato anche re di Bosnia. Cioè, non voleva accorpare la Bosnia all'impero, ma tenere 3 corone distinte, per mantenere una sorta di autonomia della Bosnia. E questo era un piano importantissimo, che avrebbe funzionato senza dubbio e avrebbe quindi fortemente dato fastidio ai serbi.
Lui oltretutto fa una visita di Stato a Sarajevo, lui che è l'erede al trono, vuole far visita a Sarajevo per indicare appunto la presa di possesso ufficiale. E non c'è dubbio che appena lui venne, lui e la moglie assassinato, tutto il mondo subito ha capito che era la Serbia. È vero che l'attentatore era serbo lui, ma un singolo attentatore non può fare niente. Lì c'era tutto un mondo politico dietro che l'aveva spinto. Infatti, la sera stessa che viene fatto l'attentato, subito Francesco Giuseppe scrive, manda un telegramma a Guglielmo II di Prussia dicendo: è ora che noi ci togliamo di torno i serbi, perché tutti sapevano che c'era la Serbia dietro. D'accordo? Fatto sta che appunto il 28 giugno del 1914 c'è appunto questo attentato e i giornali di tutta quanta l'Europa subito hanno battuto questo messaggio. Ora, interessantissimo, l'Austria ha il suo erede al trono ucciso. Siamo il 28 giugno. Cosa avrebbe dovuto fare l'Austria? Subito chiedere spiegazioni politiche. Subito mandare un ultimatum. L'Austria, è vero, manda un ultimatum alla Serbia, ma non lo manda subito. Siamo il 28 giugno. Sapete quando è che l'Austria manda l'ultimatum alla Serbia? Sapevano tutti da subito che dietro questo attentato c'era la Serbia. L'Austria lo manda il 23 luglio, quasi un mese dopo. Perché? Perché subito dopo l'attentato c'è una consultazione degli Stati Maggiori. E che cosa succede? Lo Stato Maggiore di Francesco Giuseppe mette l'imperatore di fronte a una realtà. E cioè che siamo a fine giugno, siamo il 28 giugno. L'Austria è un paese ancora la cui economia è sostanzialmente agricola in quel momento. E la maggior parte dei soldati sono stati mandati in licenza perché devono fare il raccolto di inizio estate. Quindi l'esercito non si può mobilitare. Bisogna, perché se mobilitiamo l'esercito, chi raccoglie il grano? E quindi tra un mese l'Austria non c'è niente da mangiare. Quindi non possiamo mandare l'ultimatum stasera o domani, perché se la Serbia risponde dopo domani, a noi ci tocca dichiarare guerra tra 3 giorni. E chi raccoglie i campi? Quindi, calma, prendiamo tempo. E allora che succede? Francesco Giuseppe scrive a Guglielmo II di Germania e gli dice: visto che è successo, è ora che l'Austria fa la guerra alla Serbia. Guglielmo risponde e dice: calma, è un momento complicato, perché dietro la Serbia c'è la Russia. Se la Russia interviene ad aiutare la Serbia, noi tedeschi interveniamo ad aiutare te, che sei l'Austria. Siamo legati dalla triplice alleanza, però noi siamo preoccupati, noi tedeschi, perché accanto abbiamo la Russia, quindi noi non vorremmo entrare in guerra. Tutti quanti i documenti, le lettere e i telegrammi di Guglielmo II di Prussia sono di cautela. Ripeto, la Germania è all'esercito in questo momento più potente del mondo, ma questo non vuol dire che è sicura di vincerla una guerra, d'accordo? Perché non sa che cosa c'è di fronte, né come vanno gli equilibri. Fatto sta che la Germania dice calma, ed è talmente sicuro Guglielmo II che la guerra non si farà, che il giorno dopo, cioè il 29 giugno, Guglielmo II parte in crociera, cioè va in vacanza nel Mar Baltico, è sicuro che la guerra non si farà. L'Austria cosa fa? Prende tempo. Intanto le diverse diplomazie fanno una serie di sondaggi.
E ovviamente non poteva, per esempio, non essere mandato un ambasciatore, anzi essere mandato l'ambasciatore austriaco in Italia, non essere mandato dal governo italiano. All'epoca c'era Salandra, che era capo del governo italiano, il quale dice: noi italiani facciamo parte dell'alleanza, però noi italiani abbiamo un problema, che teoricamente potremmo partecipare alla guerra al fianco dell'Austria, ma voi austriaci ce li date Trento e Trieste? Gli austriaci in questo momento, in fondo, per avere l'aiuto dell'Italia, Trento e Trieste sono una cosa che è sacrificabile. Però attenzione, Trieste, poiché non si sa come vanno le questioni in Bosnia, Trieste è l'unico affaccio sull'Adriatico che in questo momento l'Austria ha. Allora l'Austria non si vuole impegnare con l'Italia. E l'Italia dice, vabbè, allora noi italiani rimaniamo neutrali. Anche perché nel trattato della Triplice Alleanza c'era una clausola. Cioè, se uno dei tre stati veniva aggredito, gli altri due entravano ad aiutarlo. Ma se la guerra era lui che la muoveva, gli altri potevano tirarsi indietro. Quindi l'Italia, se l'Austria fa la guerra alla Serbia, è autorizzata a non partecipare. Tanto che questa idea strana alimenta alimenta nel resto dell'Europa scherzi. Guardate questo giornale francese. Si vede che la triplice alleanza, cioè Austria, Germania e Italia, sono invischiati nei casini. Scusatemi. Infatti, guardate, la statua della Oconte, qui dietro, con tutti i serpenti intorno, che ha le divise della Germania, dell'Austria e dell'Italia, mentre intanto i francesi e i russi tranquillamente vanno a passeggio. Cioè dice, quelli della triplice alleanza sono talmente impelagati, invischiati nei loro problemi, che non sanno come gestire la loro alleanza. E quindi non riusciranno mai ad essere compatti, quindi noi siamo tranquilli, così. Intanto il Kaiser sta in crociera, e però mentre sta in crociera chiama il suo stato maggiore e gli dice: noi tedeschi con che velocità potremo mobilitare i nostri soldati? E soprattutto, se noi facciamo la guerra, come in realtà possiamo risolvere questa guerra? Perché tutti sono convinti, lo sanno tutti in questo momento, che le economie sono talmente, perdonatemi, stiracchiate, che nessun paese può permettersi di entrare in una guerra che arriva a durare più di un anno. Nessuno ha una tale forza economica da fare una guerra che dura tanto. E allora bisogna entrare in guerra e risolverla subito. Lo Stato Maggiore, soprattutto il ministro della guerra, Lichnowsky, che era il ministro della guerra tedesco, era un polacco in realtà, parla al Kaiser e gli dice: maestà, allora, noi abbiamo una velocità di mobilitazione enorme. Dopodomani noi abbiamo tutto il nostro esercito che è già operativo, dopodomani. E siamo in grado di portare tutto l'esercito con 11.000 treni. Però c'è un problema, che noi sicuramente non interveniamo ad aiutare l'Austria, ma l'Austria attacca la Serbia. Solo che nel momento in cui l'Austria attacca la Serbia, sicuramente la Russia risponde. Quindi noi tedeschi è contro la Russia che dobbiamo vedercela. E non sarebbe neanche quello il problema. Perché si sapeva che l'esercito russo non era un granché, ci volevano 3 mesi prima di mobilitarlo. Però c'era un altro problema ancora, che la Russia era unita dall'intesa alla Francia. Perché la Russia era alleata alla Francia? Perché tutte e due erano in chiave antitedesca.
È chiaro? Cioè, per tenere buona la Germania, la Russia da una parte e la Francia dall'altra erano alleate. Quindi due paesi che tra di loro non ci azzeccavano niente, appunto, andavano a passeggio insieme, Francia e Russia, in chiave antitedesca che stava in mezzo. E allora Lichnowsky, il ministro della guerra tedesco, dice al Kaiser: il problema è che la Russia, prima che si mobilita, ci vorranno mesi, ma la Francia non è così. Quindi noi, nel momento che scoppia la guerra, noi possiamo aspettare a vedercela con la Russia, perché dobbiamo creare le condizioni che non siamo schiacciati da una parte la Russia e dall'altra parte la Francia. Poiché la Russia, prima che ci attacca, passeranno 3 mesi, dobbiamo andare subito contro la Francia. Cioè, appena, se oggi scoppia la guerra, domani 11.000 treni partono per il confine francese. È chiaro? E quindi noi intanto prima sconfiggiamo la Francia. Sconfitta la Francia, possiamo, con calma, rivolgersi contro la Russia. Quindi, nel momento che dobbiamo noi dichiarare la guerra, dobbiamo subito attaccare la Francia. Però c'è un problema. La Francia non è rimasta a guardare tutto questo tempo. Si è in realtà preparata a doversi difendere dall'attacco della Germania. C'è solo un posto in cui la Francia non ha ritenuto opportuno organizzarsi con i binari, con i treni, con le stazioni, ed è il Belgio. Perché il Belgio abbiamo firmato tutti quanti noi a Berlino nel 1800 che il Belgio sarà neutrale. Che il Belgio sarà neutrale lo abbiamo sottoscritto noi tedeschi, loro francesi, tutti quanti hanno sottoscritto che il Belgio sarà neutrale. E quindi la Francia tutti i finanziamenti di difesa non li ha concentrati lungo il confine col Belgio, ma li ha concentrati a nord e sud. E allora i piani tedeschi cosa prevedono di fare? Qui intanto guardate, ci sono queste foto, fanno vedere lo Stato Maggiore tedesco che per le strade, all'epoca non c'era la televisione o la radio, allora vedete c'erano i soldati che andavano in mezzo alle piazze e mettevano al corrente la gente di quello che stava succedendo. Mentre intanto il Kaiser sta in crociera sul Mar Baltico in questo momento. Vedete così? E succede questo. Oh, vado un attimo su davanti. Ecco qui. Cosa prevede il piano Schlieffen, che era il piano tedesco? Se vogliamo attaccare la Francia e dobbiamo sbrigarci, prima che la Francia fa qualunque cosa, prevedeva il piano Schlieffen, che era un piano che durava da 30 anni, era stato elaborato 30 anni prima, dobbiamo attaccare la Francia passando dal Belgio. Cioè, solo che il Belgio è neutrale. Allora Lichnowsky dice allo zar, al Kaiser, allora facciamo una cosa, garantiamo che in qualunque modo vada la guerra, noi tedeschi non vogliamo occupare il Belgio. Cioè, se noi invadiamo il Belgio, non è perché vogliamo conquistare il Belgio. E se i belgi non resistono più di tanto, addirittura mettiamo noi per iscritto che finita la guerra, sia che finiamo come vincitori, sia che finiamo come perdenti, comunque diamo un compenso al Belgio. Cioè, ripaghiamo il Belgio degli eventuali danni che abbiamo fatto. Solo che dobbiamo per forza passare lì, per andare in Francia. Perché il piano prevede questo, ecco qui sopra il Belgio, perché vedete, questa è la Francia, questa è la Germania, ma qui in mezzo era stato completamente fortificato dai francesi ed era pieno di linee ferroviarie che portavano i soldati eventualmente qui, mentre il Belgio occupa questo spazio qua, Belgio e Paesi Bassi, cioè Olanda, non era una parte fortificata. Allora i tedeschi ci hanno messo un attimo a passare lì. Però dobbiamo invadere il Belgio e c'è un problema. Qual è l'ulteriore problema? Che il Belgio è un paese neutrale, ma è intimamente legato all'Inghilterra. Perché gli inglesi, anche se sono alleati dei francesi, storicamente hanno avuto tanti contrasti tra inglesi e francesi.
E allora, per non essere tagliati fuori totalmente dalla politica e dall'economia europea, gli inglesi, che stanno in quell'isola di lato, hanno mantenuto ottimi rapporti col Belgio. Per cui, oggi diremo, tutte le società di import-export inglesi hanno le loro basi ad Anversa, a Bruxelles. Quindi, occupare il Belgio significa andare a turbare gli interessi degli inglesi verso l'Europa. E infatti che succede? Appena il Kaiser ha avuto il ministro Lignossi che gli ha detto questo, subito scrive a suo cugino, cioè al re d'Inghilterra, e gli dice: ciao Giorgio, come stai? Allora, volevo avvertirti che, scusami, ma io devo invadere il Belgio. Dicendogli praticamente così. E subito il re d'Inghilterra va dal ministro, dal primo ministro che si chiama Grey, e dice: ma questi vogliono invadere il Belgio, come facciamo noi? Allora, Grey, che era il primo ministro inglese, in quel momento aveva tutta la flotta militare inglese che stava facendo le manovre nel Mare del Nord. Subito Grey scrive al primo lord dell'ammiragliato, che era il comandante della flotta, che era all'epoca Winston Churchill. Churchill, che era giovane ancora, ed era però il primo lord dell'ammiragliato, e gli dice: sono finite le manovre? Sempre con il telegramma. Churchill dice sì, dice: guarda, non smobilitare la flotta, perché qui non si sa come andrà a finire. Perché i tedeschi vogliono invadere il Belgio per entrare in Francia. In realtà che succede? Che l'Inghilterra risponde in questo modo e dice: se voi tedeschi attaccate al Belgio, noi siamo costretti a intervenire, quindi voi tedeschi vi prendete la responsabilità di aver fatto scoppiare la guerra. Guglielmo risponde: ma la colpa non è nostra, la colpa è dei russi, perché se i russi non intervengono ad aiutare la Serbia, che è uno stato canaglia, quindi sono i russi i colpevoli che fanno scoppiare la guerra. Ma i russi, si scrive all'altro cugino, che è lo zar, e gli si dice: ma tu non intervenire. Ma lui dice: noi dobbiamo aiutare i serbi. Insomma, alla fine che succede? Il ministro austriaco, quando sta praticamente per finire il mese di luglio, si vede presentare un telegramma del Kaiser che gli dice: non attaccate la Serbia. Cioè, in realtà, se voi austriaci non attaccate la Serbia, non obbligate noi tedeschi ad intervenire, quindi non fate intervenire i russi, quindi noi non dobbiamo attaccare la Germania, non dobbiamo attaccare la Francia, quindi non interviene l'Inghilterra. Allora che succede? Che il governo austriaco dice: ma noi non possiamo rimanere così, facciamo un ultimatum, ma poniamo alla Serbia un ultimatum che non è particolarmente pesante. Per cui che cosa succede? Che viene presentato un ultimatum mandato dal governo serbo di punti che sono, potremmo dire, plausibili, cioè: la Serbia non deve fare propaganda ufficiale contro l'Austria. E la Serbia non deve fare dichiarazioni a favore dei rivoluzionari che stanno in Bosnia. Tutte cose plausibili. Cioè, infatti i serbi accettano tutto di quello che gli viene mandato loro. Accettano ogni cosa, tranne un punto. Un punto che prevedeva che l'Austria mandasse dei militari in territorio serbo a ispezionare che al confine con la Bosnia non ci fossero dei campi di addestramento dei rivoluzionari serbi di Bosnia. Avere soldati austriaci sul suo territorio la Serbia non accetta. Ed ecco allora che il 28 luglio, praticamente un mese dopo, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. E subito, torno un attimino indietro, qua, il primo agosto, la Germania dichiara guerra immediatamente alla Russia. E il giorno dopo alla Francia. Curioso, la Germania dichiara guerra alla Russia, ma già sta mobilitando i suoi soldati
per farli salire sui treni per mandarli in Francia. È chiaro? Quindi, cioè, quando la Germania dichiara guerra alla Francia, già ha i suoi soldati che stanno già in viaggio verso la Francia. D'accordo? E infatti questa è la dichiarazione di guerra ai tedeschi, fatta appunto ai russi, così, col Kaiser, vedete così, che appunto il concetto è: dobbiamo difenderci perché siamo per essere attaccati dai russi. Cioè i tedeschi presentano il loro ingresso in guerra come una difesa del loro territorio sacro, del territorio sovrano, dall'attacco russo. Quindi l'invasione del Belgio è per non farli essere da due fronti. È chiaro? Così. E infatti ecco qui i soldati, questi sono soldati russi, che invece si mettono in viaggio. Ma questi arriveranno 3 mesi dopo, addirittura. Per cui eccoli che i primi 2 mesi di guerra sono della Germania che passa attraverso il Belgio e arriva in Francia. E infatti pensate, passando attraverso il Belgio, i tedeschi arrivano a 40 chilometri da Parigi, quasi senza nessun tipo di combattimento. Solo che mentre i tedeschi passano di qua, gli inglesi avevano mandato delle loro forze navali per appunto aiutare i francesi. Ed ecco che quindi quella che doveva essere una guerra lampo attraverso il Belgio trova una resistenza enorme lungo la Somma e poi anche la zona delle Ardenne e delle Argonne, e si trasforma già dal terzo mese in una guerra di trincea. Cioè rimangono attestati lì, da una guerra lampo diventa una guerra di posizione. E praticamente per 4 anni questi resteranno a fronteggiarsi in quel punto gli uni con gli altri senza riuscire a venirne a capo. Perché era una guerra che doveva essere costruita sulla velocità. Rimasti inchiodati lì, i tedeschi ovviamente a un certo punto verranno attaccati dall'altra parte dai russi. E che cosa succede? Dopo alcuni mesi tutti si sono dimenticati della Serbia. Ed è incredibile. Ogni paese dà alla sua guerra una componente di difesa sacra. I tedeschi dicono: siamo attaccati, dobbiamo difendere il nostro territorio sacro. Stessa cosa dicono i francesi, stessa cosa dicono gli inglesi. Ognuno dà una giustificazione religiosa alla sua guerra. Tant'è vero che Papa Benedetto XV deve, per la prima volta, è la prima volta che un Papa lo fa, pubblicamente dissociarsi da qualunque coinvolgimento. Perché ognuno vuole, ogni paese vuole, che il Papa santifichi il suo diritto a difendersi. E il Papa Benedetto XV deve dire pubblicamente: no, è un'inutile strage. Nessuno deve mascherare la sua guerra con giustificazioni religiose. Perché tutti sapevate che era una guerra che non avrebbe portato niente e non andava avanti. Tanto che il Papa deve fare una dichiarazione ufficiale. Altrimenti ognuno dava una giustificazione sacra, religiosa, al suo combattimento, alla sua guerra. Arriviamo un anno dopo la guerra che c'è un paese che è rimasto così, che è l'Italia. Ed ecco allora che è pieno di vignette dove si vede praticamente che tutti cercano di combattersi l'Italia. Qui guardate, si vede la Germania e l'Austria che tirano, di qua la Russia, l'Inghilterra, la Francia, tutti, e l'Italia in mezzo che sta a guardare. Questo è re. Il re intanto era diventato Vittorio Emanuele III, sta a guardare, vedete? Così. E subito dopo che cosa si vede? Che ognuno cerca di tirare l'Italia dalla sua parte. Per cui l'alleanza, vedete, la Germania e l'Austria offrono all'Italia, la Germania gli dice: se vinciamo noi, a voi italiani vi ridiamo la Corsica. Vedete? L'Austria dice: se presidente, vinciamo noi, a voi italiani vi diamo, voi direte, Trento e Trieste. No, l'Austria si offre, se l'Italia partecipa con lei, di dare all'Italia Tunisi,
Perché, lì, perché Tunisi, l'Italia aveva avuto subito le vendicazioni su Tunisi, ma la Francia si era subito presa la Tunisia. E l'Austria ha detto, se vinciamo noi, togliamo alla Francia la Tunisia e la diamo all'Italia. L'Austria non poteva rinunciare a Trento e Trieste, soprattutto a Trieste. D'accordo? Per cui vedete, guardate, e cosa vedo? Per esempio la Russia, eccola qui, offre all'Italia, vedete qui? No, scusate, torno un attimo indietro. Ecco. La Russia dice Trento e Trieste. Ma già prima era... Cioè, sì, sì. Prima infatti, vedete, la Russia offre l'Istria. Tanto meglio era la sua. D'accordo? Perché vedete che la Russia gli dà l'Istria. La Francia all'Italia gli dà il Trentino. E l'Inghilterra dà all'Italia Valona. Cioè la costa dalmata. E vedete che l'Italia in mezzo dice, ma non lo so, vedete, è sedotta. Fatto sta che poi, in tutta questa situazione, perché ciò che veramente l'Italia importava era Trento e Trieste, l'Italia entra in guerra con l'Austria. Quindi, disattende il trattato della Triplice Alleanza e di fatto aderisce a quello che era invece quello che era la sua contenzioso naturale con l'Austria-Ungheria. E questo ovviamente poi nel momento, vi dico molto sinceramente che l'apporto italiano è minimo, ma crea un ulteriore fronte, d'accordo? Nel momento che l'Italia si stacca dall'alleanza, il posto dell'Italia viene occupato dalla Turchia. Perché la Turchia, anche lei era contro la Russia. L'impero ottomano era attaccato dalla Russia. E allora la Turchia, diciamo che gli imperi centrali trovano nell'altro impero, cioè in quello ottomano, un aiuto utile. Per cui vedete, questo qui è il governo turco che entra in guerra al fianco dell'Austria-Ungheria. Quindi, e siamo al quarto impero che entra. In realtà, perché cosa vuole? Cosa vogliono gli ottomani? Gli ottomani cercano di che l'Austria aiuti l'impero ottomano a tenersi dentro la Romania, la Bulgaria e la Grecia. È chiaro? Contemporaneamente, perché accettano i turchi, i tedeschi e gli austriaci? Cioè, perché agli tedeschi e agli austriaci interessa che ci siano i turchi? Perché i turchi occupano il Bosforo. Se i turchi chiudono il Bosforo, la Russia, le sue navi dal Mar Nero non le può mandare nel Mediterraneo. E quindi questo serve la Turchia. Fatto sta che l'intesa, vedete, questo è l'impero ottomano, ormai l'impero ottomano era rimasto solamente questa parte che vedete qui rossa. Ma l'impero ottomano diventerà un ulteriore fianco debole per l'alleanza, per cui gli inglesi attaccheranno l'impero ottomano da qui sotto, così, indeboliranno a tal punto l'impero ottomano, che infatti diventerà la sola Turchia qui, e che poi ovviamente, diciamo, perde tutti i pezzi nell'ambito di questo conflitto, di questo combattimento. Ecco. Questa è una vignetta dell'epoca, rappresenta Francesco Giuseppe, Maometto V di Costantinopoli e poi il Kaiser Guglielmo II. Così. Come è andata la guerra? In questa sede io non voglio occuparmi della guerra. I combattimenti, eccoli, pian piano si estendono, no? Parte da un conflitto che era solamente europeo, poi però coinvolge tutto, comprende sempre i più paesi che intervengono spesso in modo irrilevante. Un elemento importante è che mentre si sta svolgendo la guerra con alterne vicende, vi dico molto sinceramente, non succedono grandi cose, se non che nel 1917 in Russia scoppia la rivolta, la rivoluzione bolscevica. La fine dell'impero russo è ciò che veramente ha segnato le sorti della guerra. Perché è vero che la Russia era contro gli imperi centrali, ma è vero che in realtà teneva degli equilibri.
Nel momento che scoppia la rivolta in Russia, i russi si ritirano all'improvviso dalla guerra. Ritirandosi dalla guerra, su tutto quanto il fronte orientale, la Germania non era più attaccata, l'Austria non era più attaccata, d'accordo? Ma tutti i popoli che erano tenuti sotto controllo dalla paura dello zar, tutta l'Europa orientale per intendersi, a quel punto si sono sentiti liberi di dichiararsi autonomi. E quindi all'interno dell'impero austriaco, tutte quelle frange che erano legate all'Ungheria, un pezzo della Polonia, i cechi, gli slovacchi, tutto quel territorio lì, a un certo punto si è dichiarato autonomo. E quindi al loro interno gli imperi hanno cominciato a frammentarsi, a sfrangiarsi, a implodere in loro stessi. Ecco. Per cui la Germania a un certo punto era chiusa, non arrivavano più cose da mangiare, non c'era più nulla, ha cominciato a dedicarsi alla guerra per mare, per liberare le rotte d'ingresso. Il problema è che tutto era controllato dagli inglesi e gli inglesi oltretutto erano appoggiati dagli americani. E nel combattimento contro gli inglesi, i tedeschi con i loro sommergibili affondano il Lusitania, che era una nave americana. L'affondamento del Lusitania ha dato agli americani il pretesto per intervenire nella guerra, d'accordo? Al fianco dell'Inghilterra. E quindi l'Austria ormai, pensate curiosamente, l'Austria che è stato il primo paese a dichiarare guerra, è stato anche il primo paese a intavolare le trattative per la pace. Perché l'Austria era curiosamente più debole, economicamente parlando. E proprio questa debolezza dell'Austria, fin tanto che c'era il sostegno della Germania, ha reso l'Austria forte. A Caporetto gli italiani sono stati sconfitti dai tedeschi che sostenevano gli austriaci, d'accordo? Ma nel momento che la Germania si è ritirata, l'Austria, che aveva i pezzi che si perdevano, è rimasta abbandonata. Ed ecco allora che Carlo I d'Asburgo, che era diventato intanto imperatore, pensate, è stato il primo ad intavolare quelle che erano delle trattative di pace. E per fare questo ha dovuto cedere molto del potere al Parlamento, creando i presupposti di quello che è una riforma democratica e repubblicana in Austria. Tant'è vero che, guardate, questo quaderno che c'è qui di lato è il documento con cui Carlo I d'Asburgo di fatto firma la rinuncia al trono, o meglio, in questo caso, questa rinuncia al potere, cioè rinunciava al potere assoluto in favore di una monarchia parlamentare, ma questo aprirà appunto la strada alla fine proprio della monarchia austriaca, che infatti poi viene cancellata nel Trattato di Parigi dopo la fine della guerra. Intanto l'impero ottomano, per lo sfrangiamento, le sconfitte subite, scoppiano le autonomie locali, il sultano Mohammed V abdica in favore di suo nipote Mohammed VI, che è questo che vede qui, che alla fine è costretto a cedere al parlamento dei cosiddetti giovani turchi, a capo dei quali si era posto Ataturk, d'accordo? Che era appunto il leader di questo partito socialista, perché intanto è il socialismo che si fa avanti. E quindi l'impero ottomano si sfrangia, si distrugge completamente. E quando nel 1918 la guerra è proclamata finita, perché l'Austria si ritira, nel momento che l'Austria si ritira la Germania è costretta a firmare l'armistizio, perché da sola si è contrapposta la Francia, l'America, che gli hanno chiuso. Di fatto la Germania sta morendo di fame, perché non ha più da chi sostentarsi, d'accordo? È isolata nel mezzo dell'Europa, è costretta a firmare l'armistizio. La guerra è finita. Nel trattato, nel congresso di Parigi, che si fa subito dopo, l'impero ottomano è dichiarato sciolto e consegnato all'autorità del Parlamento dei giovani turchi, quindi Ataturk. L'impero austriaco esiste e poco dopo verrà in realtà dichiarato evoluto in in repubblica parlamentare. La Germania, il Kaiser, viene mandato in esilio.
viene istituito un governo provvisorio che diventa una repubblica, quella che poi diventerà la Repubblica di Weimar, così, e quindi qualcuno non esiste più. La Russia è finita, non esiste più, è stata proclamata la rivoluzione, lo zar è abbattuto e i quattro grandi imperi vengono dichiarati finiti. Il congresso di Parigi stabilisce le potenze vincitrici, ma di fatto di tutte le potenze vincitrici quelle che faranno veramente la politica successiva saranno l'Inghilterra e la Francia, e gli Stati Uniti, scusate, Inghilterra e Stati Uniti. La Francia ottiene l'Alsazia e la Lorena, che erano state occupate dai tedeschi, l'Italia ottiene Trento e Trieste, ma non ottiene tutta l'Istria, non ottiene Fiume, né ottiene la Dalmazia, su cui poi si farà avanti l'irredentismo di D'Annunzio, eccetera, eccetera. I quattro imperi vengono dichiarati finiti. Voi direte, quindi, finiti gli imperi, finisce tutto quello che sugli imperi era costruito? No, perché la fine degli imperi, che erano questi poteri terreni effettivi, non viene letteralmente accettata dalla testa. E infatti, finita la guerra, pochi anni dopo, anche se gli imperi non esistono più, nuovi questa, guardate, intanto si vede com'era l'Europa prima della guerra, come diventa l'Europa dopo la guerra. Guardate, esiste lo Stato tedesco, ma decurtato della Polonia, che è ridiventata appunto autonoma. Esiste l'Austria, ma guardate, decurtata di tutti quanti i territori che ci sono intorno, dove sono prevalse le autonomie locali. Vedete? Così. Quindi questo è come si trasforma. L'impero ottomano non esiste più, così. L'impero russo non esiste più. Questo è come è diventata dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma questo tracollo, dicevo, degli imperi non si è pronti ad accettarlo. E infatti, dicevo, 10 anni dopo, ecco lì che nuovi regimi cosa faranno? Ricreeranno il mito degli imperi. D'accordo? Il fascismo, per giustificare il suo potere, riprende l'impero, ritira fuori l'impero ottomano, ma anche i tedeschi. Cioè, anche se non esistono più sulla carta degli imperi, l'ideologia rituale, simbolica degli imperi, è l'unica a cui tutti quanti si appellano. Tant'è che si cerca di resuscitare, per giustificare questi grandi poteri dell'Europa, il mito degli imperi. Di quello che sarà però questo recupero culturale degli antichi imperi, ne parleremo una prossima volta. Grazie dell'attenzione.